credo che siano doverosi i complimenti a Pistoia che ha meritato questa vittoria, non c'è dubbio, e ha interpretato credo bene la partita per 40 minuti. Noi abbiamo avuto un ottimo impatto sulla partita, giocando molto sulle nostre caratteristiche. E nel momento in cui poi però Pistoia ha messo le mani addosso, abbiamo cominciato ad andare lontano da quello che è il nostro modo di giocare, e credo che per venire a vincere qui, giocare a 24 palle perse e con un 45% di liberi, obiettivamente diventa abbastanza difficile. Credo che tranne il momento in cui abbiamo provato a rientrare fine terzo quarto, abbiamo sbagliato le conclusioni, potevamo riportarci almeno 3 diversi, anzi è stata sempre nelle mani di Pistoia, quindi è una vittoria che naturalmente Pistoia merita. Noi sotto questo aspetto, così come abbiamo controllato le vittorie, cancelleremo questa sconfitta, tra 48 ore saremo ancora in campo e sarà un'altra partita. È andata bene, diciamo. Rispetto alle 2 partite che mi ha fatto Venezia, siamo riusciti ad essere ancora più intensi quando dovevamo esserlo, magari sbagliando anche qualcosina in rotazione, in difesa e in tante altre piccole cose, però come al solito quando siamo in casa c'è sempre qualcosa in più, a volte non lo spiego neanche io, e le cose anche quando erano abbastanza complicate nella realizzazione poi andavano anche a buon fine, quindi è andata bene così. Sulla difesa, sui lunghi, abbiamo avuto da fare anche oggi, ma sappiamo contro chi abbiamo a che fare. Oggi è andata bene, ce n'è un'altra fra 2 giorni, intanto.